Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari, che si concentrerà su due titoli attualmente in sala, provenienti da Cannes, solo che una è la Cannes del 2023 e una è la Cannes recentemente finita nel mese di maggio. E sono Il caso Goldman di Cédric Kahn e Kinds of Kindness di Lanthimos. Speriamo che il nostro ospite con cui interloquire su Lanthimos arrivi in itinere, altrimenti insomma ci inventeremo qualcosa. Il caso Goldman, iniziamo col caso Goldman, di cui parlerò con Ale, film appunto del regista Cédric Kahn, che sappiamo essere dalla sua carriera sempre stato interessato, come dire, a figure della storia che fossero collaterali ma allo stesso tempo esemplificative, di un certo modo di, come dire, di riassumere in se stesse polarizzazioni politiche e sociali. Mi viene in mente Roberto Succo, che forse fu uno dei suoi titoli più famosi già 20 anni fa, e in realtà tutto sommato mi verrebbe in mente anche La Prière, rispetto appunto alla crescita spirituale del ragazzino nella comunità religiosa, film di pochissimi anni fa, che era piuttosto bello, funzionale in questo senso. Il caso Goldman è un po' anche esattamente questo, cioè la storia di un secondo affare Dreyfus, dice giustamente Silvestri sul film TV, in cui Pierre Goldman, come direbbero i francesi, o Pierre Goldman per tutti gli altri, è diciamo, un ex, un polacco che vive in Francia, in realtà di origini polacche, ma lui nasce e vive in Francia, se non sbaglio, da una madre, appunto, della resistenza, nasce chiaramente durante la guerra. Diciamo, è un protagonista rivoltoso e rivoluzionario del 68 in Francia, per l'appunto, e diciamo, dopo quel, tra virgolette, fallimento sul lungo termine, si ritrova a fare dei furti nelle farmacie e si ritrova processato per l'omicidio di due donne durante uno di questi furti. L'unico per cui lui si dichiara innocente, lui si dichiara colpevole per i primi tre furti, in cui non muore nessuno, e si dichiara innocente e con un alibi per il quarto furto. E questo, diciamo, processo scatenò, come dicevo prima, la polarizzazione dell'opinione pubblica francese nel 76, per cui personalità come Signoreo o Sartre si andavano a presentare al processo, a guardare cosa succedeva e a trasformare di fatto il processo stesso in una sorta di performance spettacolo. È un film che molti critici l'hanno notato giustamente. Esce lo stesso anno di Anatomy di un shoot. Tra l'altro, l'avvocato difensore è un attore, mi pare Arturo Arari, mi pare si chiama. È È anche lo un attore. sceneggiatore di Anatomia di una caduta. Esatto, compare e scrive Anatomia di una caduta, quindi è evidente si tratti di diciamo, di un trend. Poi, appunto, il film processuale è un evergreen, sicuramente. Quello che mi verrebbe da dire prima di dare la parola ad Ale è la grande differenza rispetto a Anatomia di una caduta, non è soltanto nel formato, visto che il caso Goldman rispetto a Anatomia di una caduta, che si costruisce anche su dei paesaggi nevosi, è un formato molto stretto, e È in quattro questa cosa terzi. è in 4/3. E io una volta ho sbagliato a dire 4/3 e non lo dico più, però se Ale me lo conferma Ah sì, quattro è terzi. 4/3, perfetto. E inoltre quello che ho notato e che mi sembra veramente importante è che, nonostante il processo sia uno spettacolo e diventi uno spettacolo, è sempre ripreso, quasi sempre, tutte le scene dal punto di vista del giudice o della giuria. Per cui la prospettiva è sempre ad avere il pubblico in fondo,
lo sfondo è sempre quello del pubblico, è rarissimo che ci si giri dall'altro lato. Mi sembra una scelta molto radicale, molto forte, che non vuole, diciamo che vuole vedere in maniera pluristratificata l'evento, non identificandosi con chi lo guardava negli anni 70, con chi lo seguiva negli anni 70, ma cercando di specchiarcisi in un certo senso, in maniera più evidente, quindi aggiungendo questo strato del pubblico come vero e proprio personaggio nel processo. È inevitabilmente così, perché ovviamente tra pubblico, ministero e difesa c'è questo terzo polo del pubblico che diventa inevitabilmente determinante per un processo in cui vengono messi in ballo discorsi molto più grandi di quelli, cioè per quanto possa essere grave un caso di omicidio, vengono messi in mezzo problemi legati al razzismo sistemico, in particolare antisemitismo, razzismo in generale, per cui, specie rispetto alla donna con cui Goldman ha una relazione, per cui ecco, il tentativo è sempre quello di rileggere la storia da una prospettiva diversa, quindi non c'è tanto, come in Anatomia di una caduta, la voglia di raccontare a posteriori diciamo un evento e ricostruirlo nei dettagli, ma l'ho trovato più attento alle psicologie e alle dialettiche processuali vere e proprie rispetto a grandi narrazioni, per l'appunto, a grandi narrazioni storiche, ecco, quindi un po' meno sul feticismo di Anatomia di una caduta, un po' meno sui gesti, un po' più sulle idee. Sì, tra l'altro volevo un attimo attaccarmi anch'io al confronto con Anatomia di una caduta, perché poi, vabbè, innanzitutto qua l'hai già detto tu, diciamo, che questo film si ambienta tutto all'interno del tribunale e qualche scena dentro la cella di Goldman e poi solo l'inizio è all'esterno del tribunale, ma è proprio giusto una strada e poi l'ufficio del suo avvocato. E per il resto è tutto ambientato all'interno del tribunale ed è rispetto, appunto, questa è una fondamentale differenza, ad esempio, con Anatomia di una caduta, perché appunto Anatomia di una caduta invece si sposta nella casa, i paesaggi esterni del bambino col cane, e quindi cioè sono proprio molto diversi in questo senso. E poi vabbè, ovviamente il formato, che questo è molto anche più in un certo senso claustrofobico, ma poi il formato 4 terzi ovviamente mette in risalto i volti, quindi anche appunto le psicologie, come dicevi tu, cioè il focus è proprio su questo, cioè su le psicologie, ma e le cose che dicono i vari personaggi, perché poi alla fine Goldman si fa un po' portavoce di una moralità, perché alla fine lui si dichiara innocente solo rispetto agli omicidi, proprio perché lui non in qualche modo non può considerarsi non riesce a considerarsi un assassino, non può, nel senso che può accettare di essere un ladro, ma l'assassino no, è proprio una cosa che va oltre la sua etica personale. E questa cosa è interessante perché poi nel film lui anche sceglie di non chiamare testimoni e di essere l'unico testimone di se stesso, sostanzialmente. Questa anche è un'altra, cioè è praticamente tutto un processo, come dicevi bene tu, di principi alla fine, più che di prove. E tra l'altro la cosa che hai detto tu, che è molto interessante, la questione del punto di vista del film, che è appunto tutto bene o male dal punto di vista del giudice e della giuria, secondo me cioè fa mettere anche noi spettatori proprio cioè ci fa ci pone nella posizione di dover anche tentare noi di metterci nei panni di chi poi lo ha giudicato, e quindi in qualche modo di tentare di giudicare qualcosa che poi alla fine, man mano che va avanti il processo, è impossibile giudicare, perché è tutto un processo che si basa su delle testimonianze
che si contraddicono, non solo quella di Goldman, ma anche quella di tutti i testimoni che dichiarano di averlo riconosciuto o che dichiarano che ha fatto una determinata azione rispetto a un'altra, ma ogni volta che fanno una dichiarazione, questa va in contraddizione con quella precedente e così via, tutti, sia quelli che sono, diciamo, suoi alleati, sia quelli che sono i suoi antagonisti. E secondo me anche questo però in qualche modo si collega un pochino ad Anatomia di una caduta, perché pure in quel film lì alla fine del processo non si giunge a una vera risoluzione, nel senso che non si scopre effettivamente cosa è accaduto davvero, e idem qui non si ha di fatto una verità oggettiva alla conclusione del film, ma si ha una verità, come si dice, processuale, mi pare che venga chiamata nel gergo tecnico, suppongo, e che però comunque è una verità che arriva in qualche modo da un. A quel punto lì, appunto, è una verità che arriva più da un'operazione di convincimento nei confronti della giuria, da parte dei vari attori, che appunto dalle prove oggettive. Questa cosa qua c'era anche in Anatomia di una caduta, e quindi sono, secondo me, un bel dittico su questo discorso, sulla ricerca impossibile di una verità oggettiva in qualche modo, perché poi a un certo punto, cioè, nel senso, senza effettivamente delle prove che riescano in qualche modo a dare oggettività, a dare un senso di. Una vera e propria realtà non soggettiva, non relativizzata ai vari attori, alla fine a quello si può giungere. E quindi, secondo me, è un po' un film che fa da contraltare ad Anatomia di. Cioè, approfondisce comunque un altro, lo stesso aspetto, ma da un punto di vista diverso. A me pare emblematico che la Francia risponda a una tendenza del cinema processuale americano. Adesso mi viene in mente Sorkin e il Chicago Seven, ma insomma ce ne sono sicuramente anche altri, in cui di solito l'evento di cronaca o il caso diventa occasione per parlare effettivamente di altro. Mentre mi sembra che nel caso Goldman, nella maniera lucida in cui poi alla fine avvengono i processi, no? L'altro, che è appunto quello che dicevo, l'eventuale complotto che Goldman accusa nelle file della polizia ai suoi danni, per cui si sarebbero anche accordati a un certo punto per cercare di incastrarlo, così come il razzismo sistemico della polizia, ecco, non diventano mai il tema del film, perché il tema del film diventa sempre veramente la bilancia dell'etica e della giustizia. E secondo me, questa posizione del mettere lo spettatore dalla parte della giuria è proprio questo, e ha molto a che fare con il non riflettere gli apriorismi, okay, del pubblico e che la società dello spettacolo vorrebbe incoraggiare. Quindi è, diciamo, una controffensiva, a me sembra molto, Sì. molto interessante. Il film apre la Ken Zen, la stessa Cannes in cui poi vince Anatomia di una caduta. Sono quindi due film sicuramente molto significativi per Cannes quell'anno e di conseguenza diciamo, per i dibattiti cinematografici di quell'anno. E questo Goldman arriva colpevolmente, devo dire, in ritardo di un anno in Italia, però noi, insomma, non ci scordiamo i precedenti, e quindi secondo me è davvero quasi a questo punto, non un complotto, ma comunque un piano, sembra, del cinema francese di rispondere Sì, a certe ma in qualche narrazioni. modo anche forse un po' a tornare a quel cinema processuale, un po' stile quello di Sidney Lumet, di 12 Angry Men, La parola ai giurati, appunto, che anche quello fa Certo. un po' in maniera più esplicita di questo, perché appunto è proprio di scrittura. Noi siamo nella stanza dei giurati che devono decidere cosa fare
dell'imputato e solo uno decide di opporsi e poi piano piano convince tutti gli altri. E lì ovviamente ci sono appunto, c'è un giurato in cui che fa un po' da portavoce, cioè che guida lo spettatore. Qua invece non abbiamo una guida all'interno di questo film, cioè è più radicale, come dicevi tu, perché alla fine non ci viene data una reale risposta, cioè la risposta è come si chiude il processo, ma la risposta sulla verità non esiste. Nella parola ai giurati, diciamo che a un certo punto non è, smette anche di avere importanza la ricerca della verità, è più importante appunto un discorso etico, e quindi forse anche in questo senso è un po' un ritorno a quel tipo di riflessione lì, ecco. Adesso mi veniva in mente così mentre parlavi, è tornato in No, mente adesso. l'unica cosa che mi sembra di poter imputare, visto che usiamo termini processuali, al film è che, nonostante la verità non venga fuori, è come se alla fine, cioè probabilmente Goldman esce un po' meno ambiguo di come è realmente nel film, nel senso che a me pare evidente, anche alla luce delle didascalie finali, che sono molto appunto inquietanti, perché poi rivelano appunto verità storica di Goldman, che viene ucciso pochissimo tempo dopo la sua. Lui viene condannato a 12 anni piuttosto che ricevere la pena di morte, evidentemente. Aveva già ricevuto l'ergastolo, ma poi la Corte di Cassazione aveva rinviato nuovamente a giudizio. E poi, dopo 6 anni, in realtà, per buona condotta era uscito, e poi viene ucciso poco dopo che viene scarcerato. Per cui mi sembra in qualche modo che alla fine il film abbia tutto sommato una sua, cioè proprio come tono, okay? Una sua posizione, che non è sbagliata, cioè quella appunto di un processo che rifletteva delle contraddizioni storiche del periodo e allo stesso tempo, diciamo, accusava un uomo più per i suoi precedenti ideologici che per i ragionevoli dubbi sui fatti precisi. Per cui comunque mi sembra che, anche come solo per come costruisce la scena Cedric Khan, probabilmente è costretto anche dall'inevitabile disposizione e polarizzazione dell'aula di tribunale, perché là, diciamo, viene, come dire, ordinata inevitabilmente nelle sue differenti posizioni la gente appunto che frequenta il processo. Però ecco, sai, no, la caratterizzazione dei destrorsi, che alla fine si tratta di una polarizzazione politica, dei destrorsi nel film, sai, Baffetto, poliziotto, tutti Certo. molto. Beh, è comunque, come dire, si guarda, a un certo punto mi sembra che ci sia un po' di gusto nell'occhio di Cannes nel vederli sconfitti nel processo. Però, nel senso, questo non toglie il rigore in realtà al film, e mette semplicemente, tutto sommato, la prospettiva e la parzialità del film come ulteriore polo, tutto sommato, cioè non è poi, non invalida i discorsi che abbiamo fatto, ecco. Sì. Ok, il nostro ospite non è arrivato, però Ale conosce il cinema di Lanthimos, anche perché, soprattutto con Povere Creature, il confronto è impellente. Non faremo spoiler, però Ma per me puoi anche ecco. farli, eh? Nel senso che poi Vabbè, dopo, nel senso, lo vado a vediamo come vedere va. conoscendo gli spoiler, nel caso. Esatto. Però vediamo come va, anche perché non è facilissimo spoilerare questo film. Kinds of Kindness di Lanthimos, che invece rispetto a Goldman arriva fresco fresco da Cannes, manco 2 settimane, fresco del premio al miglior attore Jesse Plemons, e fresco del successo di Povere Creature. Di fatto la vicinanza della sua uscita sta semplicemente nella contingenza del Covid, ok? Per cui lui ha realizzato questi film quasi in contemporanea. Questo film è stato girato nel 2022, credo, e li ha distribuiti, spalmati tra Venezia e Cannes 2023-2024 per, diciamo, per necessità legate a distribuzione e a promozione del film, perché sono due film con dei cast stellari.
due film su cui si può immaginare una campagna pubblicitaria, anche qui veramente quasi a poli opposti, che Povere Creature, come sappiamo bene, ne abbiamo parlato per ben due volte qua in podcast, da Venezia in occasione dell'uscita, è un film appunto dalla la scenografia steampunk, se ne è detta parecchia di roba sul, al riguardo, e tu appunto Emma Stone, Bella Baxter e la sua educazione sentimentale sessuale che attraversava un po' tutte le, in maniera, come dire, a mo' di pamphlet, tutte le correnti filosofiche dell'Ottocento. Ecco, Kinds of Kindness tenta, almeno illusoriamente secondo me, di tornare al contemporaneo. Sono tre storie ambientate nel presente, in una, devo dire, generica middle class, che in realtà, e anche questo si è parlato, se ne è parlato molto, è in realtà una sorta di proletariato, perché si tratta di una società che in qualche modo vive in funzione della sottomissione, che sia una sottomissione privata o pubblica poco cambia, perché c'è un cortocircuito fra dimensione privata e dimensione pubblica. Le tre storie sono piuttosto bislacche, anche se, torno a dire, in realtà mi sembra che il film, se Povere Creature guardava l'Ottocento, è un film che questo che guarda al Novecento, quindi non mi sembra neanche riflesso di ansie del contemporaneo. Queste tre storie, interpretate dagli stessi attori che fanno personaggi diversi, raccontano appunto di processi di sottomissione, per i quali, per esempio, nella prima storia, Jesse Plemons è il datore, cioè risponde ai voleri del suo datore di lavoro, che è Willem Dafoe, anche nella sua quotidianità, anche nel numero di volte in cui fa sesso con la moglie, anche su quello che mangia, anche sui libri che legge, quindi chiaramente una sorta di sfruttamento che invade la dimensione privata e che comunque Jesse Plemons vuole assolutamente per sé, proprio perché è innamorato del suo datore di lavoro, finché appunto la richiesta di commettere un omicidio lo porta a dei dubbi su quello che è, su quanto deve rispettare il volere del suo datore di lavoro. La seconda storia è quella per cui Jesse Plemons perde la moglie, che è Emma Stone, in un incidente sottomarino, perché lei credo sia biologa marina, ma poi lei ricompare, anche se si comporta in maniera strana, e lui non crede che sia sua moglie, ma sia insomma una confezione abitata da un ultracorpo, in pratica. E la terza storia invece è su Emma Stone e Jesse Plemons, che fanno parte di una setta guidata da Willem Dafoe, che cerca, diciamo, cioè che celebra e beatifica la purezza del corpo, e che li ingaggia in qualche modo per cercare una prescelta, una donna prescelta, una donna bionda che sarebbe in grado di resuscitare i morti. Quindi si va evidentemente da istituzioni come il lavoro, la famiglia, la religione, si passa quindi attraverso, schematicamente attraverso queste tre modalità, per parlare di una gentilezza, che è quella del titolo, che in realtà è una forma di sottomissione, più che evidentemente la critica ha parlato di riferimenti a Fassbinder, e anche a certi, a, diciamo, e quindi di conseguenza anche a certi firme del teatro, ancora una volta novecentesco. Mi sembra un film molto novecentesco, molto poco sulle ansie del contemporaneo, una cosa che gli imputo molto, perché in realtà, che gli accuso molto, perché in realtà è un film che mi sembra abbia tutte le carte in regola, almeno formali, per, sai, provocare... per far reagire in maniera epidermica, piuttosto superficiale, il pubblico contemporaneo. In realtà mi sembra che poi si adegui a quelle narrazioni, e di base non ci sarebbe nulla di male, proprio perché per l'appunto Povere Creature è un film riuscito, più o meno didascalico, era la nostra domanda al titolo della canonica sì. Sul film,
anche questo è un film didascalico. Il punto è che magari rispetto a Povere Creature dura anche di più di Povere Creature questo film, magari avendo più storie non ha, come dire, non ha lo stesso tempo di Povere Creature e diventare evidentemente didascalico. C'è un film che può disorientare, anche perché, come dire, mi sembra che alla fine è esattamente come tanto cinema sulla paranoia e sul complottismo novecentesco, riesca a, diciamo, a disorientare, perché spesso tutte le paranoie dei protagonisti alla fine si verificano vere. Quindi lui alla fine realizza delle piccole distopie, ok? Per cui queste ansie non diventano effettivamente vere e vengono assecondate, ecco. Quindi è un film sull'assecondare la paranoia. Però mi sembra un modo di assecondare la paranoia, per l'appunto, molto, molto novecentesco. Ma in questo è un po' un ritorno a quello che faceva, che aveva fatto prima di Povere Creature. Cioè, da come ne stai parlando mi ricorda un po' i suoi film precedenti, tipo anche Il Sacrificio del Cervo Sacro, sì. O come si chiama, Lobster, mm-hmm. Cioè, che comunque anche quelle sono in qualche modo, o Chinodontas, delle distopie, no? Mm-hmm. E sì, oltretutto di distopie che lavorano anche quelle sulla paranoia e che poi ha una forma di realizzazione, in particolare ad esempio il Sacrificio del Cervo Sacro. Certo, infatti l'hanno detto un po' tutti, chiaramente, giustamente, un ritorno ai fasti che l'hanno reso celebre, anche se l'hanno reso celebre appunto a livello festivaliero, perché Povere Creature è realmente è la favorita, forse, sono realmente i film che l'hanno portato sul palcoscenico internazionale mainstream. E allo stesso tempo è anche un ritorno allo stesso sceneggiatore di quei film, Filippo è il cognome, ecco, sicuramente. Sì. Quindi rispetto a Povere Creature, quindi certamente c'è questa cosa. Probabilmente dialoga, cioè, come dire, ho la sensazione che a livello figurativo, quantomeno estetico, lui abbia affinato il suo essere un regista tutto sommato derivativo, nel senso che nonostante Chinodontas sia evidentemente un film superiore a questo, comunque si ascriveva molto alla New Wave greca, che comunque l'Antimos ha contribuito a creare, che risente molto di quell'austriaco, ok? Di Haneke, di Seidel, sai, no? Quindi certo, le classiche, sì, cose più o meno banali che si dicono sulla fissità dell'immagine, sulla simmetria, che il Cervo Sacro portava alle estreme conseguenze, secondo me, in termini pedantemente kubrickiani. Sì. Qui in Kinds of Kindness la mia sensazione è che lui sia un po' meno catchy da quel punto di vista, almeno per l'occhio, sai, no, raffinato che si vuole elevare. Quindi è un po' meno cioè ogni immagine è una dichiarazione in qualche modo, però mi è sembrata meno in quel senso, tutto sommato, meno asfissiante. Anche perché, appunto, il suo principale interesse in questo film, che è un interesse molto teatrale, è quello di creare dei dialoghi e delle situazioni spesso interne, cioè in luoghi chiusi, per cui si ritrova costretto in qualche modo al campo contro campo, al primo piano, quindi diventa anche un po' più canonico, secondo me, in quel senso, che sia una cosa positiva che una cosa negativa. Quello che appunto mi disturba del film è probabilmente anche a causa di questo una carenza di ritmo terrificante, cioè il film è proprio, si slabbra, i tre racconti non funzionano tutti allo stesso modo, nel senso che non tutti riescono a tenere testa come dire, a un desiderio al desiderio di straniamento a cui invita l'Antimos. Chiaramente rispetto a Povere Creature, che tutto sommato, nonostante la stranezza, poi la sua didascalia permetteva il grande cortocircuito dell'empatia, per cui noi finivamo per capire questo personaggio bislacco, che era Bella Baxter. Qui non abbiamo affatto tempo. Chiaramente una cosa importante in questo film è la sessualità e il rapporto fra i generi, più che evidentemente,
Anche in maniera molto schematica ed esibita, l'Antimos rende la prima storia con Jesse Plemons protagonista, l'ultima con Emma Stone protagonista e quella in mezzo con entrambi i protagonisti. Ma in ogni caso c'è uno squilibrio, e lo squilibrio è dettato proprio da un discorso di sottomissione. Poi il principio fassbinderiano, noi abbiamo parlato qua di Fassbinder in Canonica, non esiste il rapporto senza squilibrio e senza appunto in qualche modo una certa propulsione al sadomasochismo. È un po' la filosofia di Fassbinder e la filosofia anche di questo film, solo che ho la sensazione lo sia per ecco, forse l'unica cosa contemporanea del film è che lo trasformi in un discorso meme estetico prima che urgentemente umano, ecco. Perché non il punto, sai, no, se io penso a Fassbinder, visto che tra l'altro ogni capitolo è introdotto da una frase con la sigla RMF, che è molto simile, tipo RMF sta morendo, RMF mangia un sandwich, sono questi i titoli delle tre storie, e RMF è estremamente simile a RWF, no? Per cui diciamo il riferimento è abbastanza esplicito, lo è anche nel design, ok, degli interni. Ecco, la cosa è che in Fassbinder non manca mai l'appiglio umano, ok? Quello che paradossalmente l'Antimos riesce a trovare in Povere Creature è che secondo me qui non riesce a trovare, per questioni di tempi, per questioni di ritmi allungati. E quindi il film l'ho sofferto molto proprio per questo. No, stavo pensando anche una cosa, cioè quindi i tre racconti, non, cioè a parte avere gli stessi attori che interpretano personaggi differenti, non sono legati tra loro in qualche modo, non hanno un cioè, a parte magari fil rouge tematici, ma non hanno cioè non sono legati tra loro in qualche modo anche narrativamente, cioè sono proprio separati, allora, dagli altri. Ecco, mi hai ricordato un punto importante del film che esploro rispondendoti. I legami evidenti non ci sono. In realtà c'è un personaggio che nella prima storia viene ucciso e nell'ultima storia viene fatto resuscitare, ma si tratta di un personaggio più o meno collaterale, ok? Cioè sai, di una comparsa, okay, che è sempre fondamentale per le storie, però è sempre collaterale a livello di presenza scenica, ok? Per cui c'è questo percorso. In realtà nella seconda storia compare vivo, però insomma, questo mi ha ricordato, cioè il fatto che muoia nella prima storia e comunque resusciti nella terza, mi fa pensare anche a un altro aspetto fondamentale di questo film, è che è l'aspetto ludico. Cioè qual è il punto? Il punto è che il film, proprio anche per questa struttura piramidale, sai, anche rievocata dal poster sul protagonismo, ok, dei protagonisti. Cosa ho detto? Vabbè, sul fatto, no, che Jesse Plemons sia il protagonista della prima storia e Emma Stone della seconda, e lo siano entrambi in quella nella terza e lo siano entrambi in quella intermedia. Ecco, c'è una dimensione ludica del racconto, c'è una dimensione di pulp fictioniana, volendo, ok? Facciamo un po' di questi giochetti e troviamo dei riferimenti. Cerchiamo anche in quella dimensione ludica di chiudere il film, anche che diciamo è un modo anche un po' affrettato e appiccicato nel film, ok? Per cercare di mettere insieme tre storie che probabilmente lui ha pensato in maniera indipendente, che poi ha portato assieme, ok? Cioè, si vede in un equilibrio non molto ben dosato questa voglia di riferirsi al ludico del racconto, ok? Al gioco, al gimmick, per cercare di chiudere il discorso, che di per sé a livello drammaturgico, mettiamola così, sarebbe estremamente ramificato. Sicuramente si potrebbe ricondurre al discorso appunto sadomasochista dei rapporti di sottomissione nel privato di una coppia sposata, e nel più o meno privato del rapporto lavorativo e nel collettivo di una setta, però come dire, la sensazione è che sia veramente stato rabberciato e riappiccicato e ritappezzato
perché abbia senso tutto assieme. Il problema è proprio poi nella resa del ritmo, come ho già detto. Quindi c'è uno squilibrio, non si tiene poi così bene assieme, ecco. Sicuramente, magari messa a tavolino, se cominciamo a fare i calcoli su quanto, sui ruoli dei vari attori, ok, nel film, allora si potrebbe anche arrivare a una chiusa, però è un teorema artificioso, diciamo, non è Cioè, molto. bisogna star lì in qualche modo un po' a studiarlo e solo in E quel si ha modo lì si voglia. arriverà. Sì, esatto, devi avere voglia di star lì a studiarlo, Non è analizzarlo, l'obiettivo del spezzettarlo. film, non è l'obiettivo del film, però è anche il modo in cui cerca di tenersi assieme. E quindi c'è anche qui un paradosso che non si vive in maniera molto arricchente. Dopodiché, appunto, se veniva Matteo, ma chissà che non ricapiti occasione di riparlare di questo film, chissà che non ce lo ritroviamo nelle corse per qualche premio tipo Oscar, perché Jesse Plemons è premiato a miglior attore, lascia intendere qualcosa. Ecco, Matte mi diceva in privato che si è piuttosto divertito, neanche a lui il film è piaciuto, però comunque si diverte, anche se è un cinema che non gli dà granché. Ecco, faccio una parafrasi, una breve parafrasi di quello che mi ha detto. E insomma, sarebbe stato interessante, in realtà lo sarà, quindi vi rinvitiamo a una replica di questa chiacchierata, capire in che modo lui in realtà trova divertente il film, perché già Povere Creature per me poi rallentava un po' da un certo punto in poi. Sì, E quando avevo anche era. quello dei problemi di ritmo, sì. Esatto. E questo film ne ha tanti parecchi, è prolungati. Tanto che alla fine non può neanche riferirsi, sai, no, all'estetica steampunk. Poteva aspirare al suo interior design molto curato, molto da fashion film, come direbbe Cocca, ma in realtà non ce la fa granché. Colpo di scena probabilmente più bello di quelli di Kinds of Kindness, Matteo Arcamone è arrivato Buongiorno, ciao. Buongiorno, e Beh, ci effettivamente, salverà. per chi Buongiorno, non lo sanno, qui è cioè, in questo momento per noi è mattina, quindi buongiorno. è giusto. E ci salverà dal mio solipsismo sull'Antimos. Stavo proprio finendo di dire, caro Matt, che in realtà tu mi hai detto che al netto di tutto ti sei divertito. Siccome io ho accusato molta fatica nel ritmo del film, anche per come è girato, che è un po' più canonico degli altri, però comunque, sai, no. Ha problemi di ritmo. Ecco, prego, inserisciti pure. Deus ex Allora, machina. mi inserisco. Che dire? Vabbè, diciamo questo. Intanto dovrei fare una piccola ammissione, nel senso, non ho una grande passione per l'Antimos come regista. Ho sempre avuto, diciamo, delle riserve, giusto sbagliate che fossero. Però devo dire, sia quando sono andato a vedere Poor Things, ormai stiamo parlando a settembre alla Mostra del Cinema, che in questo caso mi sono trovato davanti comunque a qualcosa che mi ha intrattenuto, diciamo, in maniera abbastanza divertita. Intanto non trovo che, cioè, diciamo, questi tre episodi etti che ci sono, immagino che appunto Marco abbia già detto più o meno su che cosa sono, come si muovono. Però, ad esempio, a me ha affascinato abbastanza il rapporto con un'eventuale credenza che c'è, diciamo, in tutti e tre gli episodi, e il modo in cui diciamo, i protagonisti degli episodi vengono disconosciuti dalla loro stessa credenza. Cioè, se guardiamo nel primo, Jesse Plemons viene abbandonato da questo dio che è William Defoe, perché, diciamo, vorrebbe avere più libero arbitrio. Nel secondo c'è Emma Stone che viene proprio letteralmente disconosciuta dal marito, che mette in dubbio il fatto che lei sia effettivamente la moglie. E nel terzo, Emma Stone sempre viene disconosciuta da una setta a cui appartiene, perché, diciamo, per motivi di credenza, diventa impura.
Però che dire, allora, il fatto è questo, appunto, io non ho mai avuto grandi passioni per l'Antimos da un punto di vista proprio formale, cioè per me il suo cinema da un punto di vista di forme non è mai stato, diciamo, motivo di... Cioè, non mi ha mai colpito più di tanto e quindi non ho mai collegato il suo cinema, cioè la verità è che non c'è mai stato qualche discorso anche... mi viene da dire profondo, significativo, che io collegavo al suo modo di creare immagini. Quindi, davanti a Kind of Kindness, io devo dire, mi sono pressoché divertito e sono anche convinto che l'Antimos è il primo a rendersi conto che è un suo film molto, passatemi il termine, cazzaro. Una battuta che ho fatto a Marco quando ci sentivamo in sti giorni è che se, come alcuni dicono, l'Antimos è tornato al suo cinema, diciamo, delle origini, facendo una sorta di purpurrì di quelli che sono i temi di tutto il suo cinema, come fosse, capito, un suo l'Antimos Universe. C'è anche una scena post-credit che è veramente esattamente identica alla scena post-credit di Avengers, con loro che mangiano l'hamburger, ma in questo caso a mangiare l'hamburger è RMN, com'è che si chiama? Il protagonista, vi ricordate? RMS. RMS, non RMN. No, RMS, F, tipo Fassbinder, ma la W è capovolta, ovviamente. E quindi che dirvi? Questo, nel senso, io l'ho trovato poi in realtà un film divertente, non ci vedo niente, diciamo, non mi sembra neanche che ambisca chissà ad essere un film con, diciamo, su che grandi temi, cioè, nel senso, mi sembra una, posso dire, diciamo, è molto prevedibile. Secondo me il problema del film è che ogni episodio è estremamente prevedibile, sai perfettamente dove andrà a parare, è come se fosse, diciamo, per dirla male, è come se i Coen mi facessero un film da episodi e fossero tutti molto brutti, però perché l'Antimos? Però, come posso dire, la verità è che poi io mi sono intrattenuto. Cioè, non, probabilmente anche lì un po' sono entrato, diciamo, consapevole di molte critiche e criticità che aveva il film perché ne avevo letto, ne avevo sentito parlare. Però alla fine dei conti, devo dire, mi sono divertito. Se non fosse che, appunto, se poi andiamo a vedere, è estremamente prevedibile. Tutto molto telefonato, diciamo, anche proprio la struttura dei tre racconti è molto chiara fin dall'inizio. Ogni volta che parte un racconto, sai tendenzialmente come andrà a finire. Però Tendenzialmente. ecco, Matt, tu dicevi che i personaggi vengono rigettati e rifiutati dalla loro stessa credenza. In realtà poi il film, come nel Cervo Sacro, come faceva notare effettivamente Ale, asseconda quelle paranoie, cioè il suo essere grottesco è perché in un mondo apparentemente, secondo me, troppo genericamente normale, alla fine quelle paranoie sono, quei complotti sono veri. O meglio, se lui ucciderà l'uomo, allora riceverà una ricompensa nel primo film. Nel secondo film, diciamo, per come finisce, si capisce che aveva ragione. Nel terzo film, alla fine, c'è soltanto il coup de théâtre del caso coeniano che la rovina, però in realtà lei è riuscita nel suo intento, quindi probabilmente rientrerebbe nel culto. Quindi capisci che alla fine in realtà il suo grottesco è semplicemente mettere questo elemento di discontinuità in un'idea di normalità che già per me è molto molto approssimativa e sbagliata, è appunto memetica nel film. E secondo me in questo senso lui, diciamo, ci crede molto in queste sue distopie. Non so se chiamarle, io non sono bravo con le parole, non so se chiamarle ucronie in realtà, o comunque, cioè presenti alternativi. Comunque, il punto, secondo me, il problema è questo, che alla fine questo, cioè lui crede molto nella qualità del suo grottesco, secondo me. Cioè non lo vedo un film cazzaro, lo vedo un film sul declinare, si spera nel presente, secondo me, in maniera assolutamente novecentesca, le idee di sadomasochismo e sottomissione dei rapporti fassbinderiani e compagnia bella, in un altro contesto, in un contesto come quello delle sue storie. Quindi credo che lui ci creda, ci sono cose che lo appassionano molto, credo sia la sua Sì, materia.
No, ok, capisco cosa intende. Cioè, diciamo, lui crede molto che le dinamiche tra gli uomini poi effettivamente siano di questa natura, mettiamola così, nonostante Sì, giochi cioè, con. secondo me adesso non ci interessa le intenzioni dell'autore, chiaramente, però, come dire, secondo me nel film si sente che alla fine si parla di come sia genuinamente e nichilisticamente irrisolvibile il fatto che nelle relazioni c'è sempre una componente sadomaso e che forse cioè, potremmo pure accollarcela. Alla fine la No, Sweet perché Dreams stavo... dell'inizio parla di questo, alla fine la canzone. Stavo riflettendo sul fatto che, ad esempio, io diciamo, le tre cose che hai citato, ovvero i momenti in cui, tra virgolette, poi la paranoia o comunque diciamo, il tentativo del protagonista di ogni episodio si concretizza in qualcosa di reale, cioè, se vogliamo ripetere, Clemons che alla fine ammazza il tipo. Lei che effettivamente alla fine parrebbe una copia della moglie e non essere la moglie, e nel terzo il tipo che resuscita, diciamo la conferma, ecco, della paranoia rispetto a quelle che sono le loro credenze e il loro rapporto, quindi diciamo con un qualcosa di invisibile, una tensione invisibile che li muove, che poi muove questi personaggi, a me paiono effettivamente una scelta provocatoria, cioè mi pare una scelta provocatoria quella poi di dare concretezza alla paranoia dei protagonisti, cioè non mi sembra, è come il finale dell'ultimo episodio, cioè a livello narrativo non ha alcun senso che lei si vada, tanto quasi possono fare spoiler, mi auguro, cioè mi pare di sì, quindi Ah sì. non ha nessun senso che lei si vada a schiantare con la macchina, capi? Cioè ormai l'episodio in realtà è concluso, però lui, non so come dire, è come se ci avesse questa provocazione nichilistica a oltranza che non riesce, secondo me, a trattenere, però diciamo, non, ecco, al contrario di te, io non credo lui ci creda così tanto. Onestamente, cioè mi sembra più la sua parte provocatoria, quella che gli fa mettere in scena la cosa dicendo no, ma poi sono effettivamente tutte vere le cose che le paranoie e i rapporti di forza Non in cui queste persone credono. lo so, Cioè, forse a me sembra che appunto la confezione ludica, come ho detto anche con Alex, quindi questi schemi che lui mette nel film per cercare di chiudere alla fine il discorso e di renderlo compatibile e coerente nelle sue parti, sia un alibi un po' per far prendere il film in maniera cazzara o diciamo una parolaccia. Anche questa molto novecentesca per rendere il film postmoderno, ok? Quindi dopo le narrazioni, post-narrazioni. In realtà, secondo me, la narrazione, cioè il solo fatto che si parli in maniera più o meno chiara, come abbiamo già detto, di certe tematiche, rende il film molto a tema, e quindi mi sembra che renda il film con un argomento, con una cosa di cui parlare, e che poi sia, come dire, poco. Che ci siano pochi appigli umani, secondo me, è per carenza di regia e sceneggiatura che non per effettiva consapevolezza postmoderna, ecco. O per bravura postmoderna, non so come la vuoi chiamare, la chiamo.